Fare la spesa ti pesa? Vorresti farla in modo più veloce e conveniente? Scopri drugstore.it. Collegati al sito e scegli tra più di 5.000 prodotti. Entro 48 ore il tuo ordine viene spedito e lo ricevi comodamente a casa tua. Sconti oltre il 50% sui prodotti per l'igiene e la cura dell'infanzia, della persona, della casa e degli animali. E per te 5 euro di sconto con il codice offerta TV. Il programma è offerto da... Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Altro Studio Sport. Si avvicina la prossima giornata del campionato di Serie A, dove vedremo il derby fra Milan e Inter, sicuramente sarà la partita più attesa, però parleremo anche di Champions ed Europa League insieme ai nostri ospiti. Buonasera e bentornata Massimiliano Cagnato. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera e bentornata a Lorenzo Anceschi. Buonasera, buonasera a tutti. E buonasera anche a Sergio Brighenti, il nostro bomber, il nostro attaccante di razza. Di che squadre? Vediamo. Inter, Sampdoria, di tutte di più. Bravo, hai indovinato. E poi si avvicina il derby e quindi sicuramente potrà dare qualche consiglio in più ai due tecnici proprio in vista di questa partita. Che erano miei ragazzi. Esatto, proprio per questo. Buonasera anche alla nostra Christine. Buonasera, buonasera a tutti. Come sempre vi ricordo i contatti, potete mandarci messaggi o WhatsApp al 392-9585-364. Potete scriverci le mail a info@estnews.it o ci trovate sui social attraverso l'hashtag Altro Studio Sport. Benissimo, allora partiamo subito, andiamo a parlare della Champions League perché ieri sera si sono giocati gli altri due quarti di finale. Il Barcellona batte il Paris Saint-Germain 3-1 ed anche il Porto batte il Bayern di Monaco per 3-1. Sicuramente questa seconda partita, la partita che ha creato più spettacolo in vista di questo punteggio straordinario, Max. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Due gare spettacolari, entrambi. Due gare che hanno però evidenziato alcune lacune. Per quanto riguarda il Paris Saint-Germain, la personalità, la mancanza di Ibrahimovic e la perdita in corsa durante la gara di Thiago Silva hanno un po' limitato la squadra di Blanc. Poi i tre tenori del Barcellona lì davanti hanno fatto la differenza. Suarez sugli scudi, Messi ispiratore e Neymar il solito funambolo con la palla in mezzo ai piedi. Per quanto riguarda Porto-Bayern, devo dire che ieri sera la squadra di Guardiola è stata limitatissima dall'atteggiamento iniziale dei giocatori del Porto, aggressivi sin dal primo minuto, difatti sono passati in vantaggio subito, ed è stata limitata secondo me dai due difensori centrali, Boateng e Dante, che spesso e volentieri, soprattutto in quelle circostanze dei due gol iniziali, non si sono dati, scusate, nella circostanza del primo gol e nella circostanza del terzo gol non si sono dati coperture reciproche, è stato gioco facile per gli attaccanti del Porto. Poi si gara. Certo. Lorenzo, secondo te la sconfitta del Paris Saint-Germain arriva appunto dalle tante assenze che aveva la squadra di Blanc? Sì, la sconfitta del Paris Saint-Germain arrivava sicuramente dalle tante assenze, comunque la cinicità del Barcellona, la prontezza dei calciatori, poi comunque Messi ha servito quella palla sul recupero su un piatto d'argento praticamente a Neymar, che è stato prontissimo a buttarla dentro, e anche il salvataggio sull'1-1 di Cavani e di Mascherano. Diciamo che il Barcellona è molto pronto e le assenze hanno pesato in questa gara, come hanno pesato anche le assenze del Bayern, e tutte queste assenze più poi gli errori in difesa imperdonabili hanno determinato ovviamente un'uscita sicura. Certo. Praticamente dalla... Sergio, invece nel Porto abbiamo visto uno straordinario Porto, uno straordinario Quaresma che aveva anche l'Inter. Sì, ma mi pare che Bayern ha sottovalutato l'avversario, ha giocato con una spavalderia da scoprirsi praticamente con dei campi liberi che in velocità poi questi del Porto erano eccezionali. Certo, Quaresma così se l'aspettava. No, io non mi aspettavo che giocasse in quel modo lì, sono stato sorpreso, perché un tecnico come Love che si presenta con spavalderia in Portogallo non sono mica degli ultimi arrivati, in Portogallo ci sono stati i grandi campioni, non li ricordo io. Parliamone qualcuno, mister. No, perché abbiamo perso dei mondiali con i portoghesi. Però lo si può sottovalutare, certo. una semifinale già, come ha fatto, perché poi loro sono convinti, come sono tipici tedeschi, appena ritornano, vengono qui a Monaco, li sistemiamo. Certo, infatti abbiamo proprio una domanda che riguarda sia il Paris Saint-Germain che il Bayern di Monaco. Esatto. Giusto? È possibile per il Bayern e per il Paris Saint-Germain ribaltare il risultato, secondo voi? Max? Per il Paris Saint-Germain sarà molto difficile perché, ripeto, il Barcellona sta molto bene, Luis Enrique ha
risolto alcune delle problematiche che aveva all'inizio con Messi, poi con Neymar, che è uno dei giocatori più istituiti di questo Barcellona. Ha ridato equilibrio al centrocampo, sta utilizzando contagocce Xavi, che è un grosso ispiratore insieme ad Iniesta di questa squadra. Ha migliorato la fase difensiva con un innesto che riesce a dargli anche gol. Ieri sera purtroppo ha fatto un'autorete, il gol del 3-1. E per quanto riguarda il Paris Saint-Germain, penso che sia pressoché spacciato. Per quanto riguarda il Bayern, invece, probabilmente con in casa l'Allianz Arena, se rientrano Ribéry o Robben, se recuperano alcuni giocatori fondamentali e se hanno un atteggiamento diverso, perché come ricordava il mister, non puoi affrontare il Porto, che è una squadra che ha freschezza atletica, gamba, qualità tecnica, ha dei giocatori importanti. Se lo affronti con questo atteggiamento rischi di fare brutte figure. Ieri sera Neuer in un paio di circostanze è stato molto bravo, se no il risultato poteva essere anche infatti, più pesante. A proposito di Neuer, il rigore dato al Porto, anche lì c'è stata qualche discussione perché ha colpito il pallone con il piede, ha preso diciamo la stessa cosa è accaduta che è a Carvalho su Morata. Esatto, perché poi è stato solamente ammonito se era chiara occasione da gol, presidente Sergio. Siccome sono un federale dovrei squalificare l'arbitro vita. Federale. Seriamente era da espellere il portiere. Sì, perché cioè, comunque era chiara occasione da gol in quella circostanza. Stanza, Lorenza, sì. Non c'era dubbio. Sì, sì, sicuramente, però comunque la partita è stata determinata da ben altri fattori e quindi comunque appunto come dicevo prima gli errori, poi appunto sarebbe tantissime assenze importanti, l'assenza di Schweinsteiger conta tanto, poi il Bayern sapeva che avrebbe poi trovato il Barcellona molto chiuso, cioè nel senso non puoi andare ad attaccare gli spazi con il Barcellona che si fa trovare pronto in qualsiasi reparto, quindi troppi errori poi in difesa hanno determinato. Certo. Invece per quanto riguarda il Paris Saint-Germain anche io penso che sia spacciato. Il Bayern magari può giocarsela. Il Paris Saint-Germain anche con appunto le assenze in difesa, Thiago Motta e anche David Luiz che comunque non è da questa seconda parte di campionato che mostra una discontinuità che persiste da tanto tempo. Sì, le voci di mercato non li stanno sicuramente aiutando, perché Cavani sembra in uscita, Ibrahimovic ha mal di pancia come al solito, David Luiz probabilmente non è il giocatore che si aspettavano tutti a Parigi, Thiago Silva, ci sono le sirene del Manchester City, quindi l'ambiente sicuramente subisce determinati aspetti. La realtà dei fatti è vero, sì, però c'è uno spessore. Comunque rientrava da un infortunio, ricordiamolo, e comunque certo. David Luiz non ha il percorso purtroppo al Paris Saint-Germain non è stato dei migliori, ma comunque io credo che sia Mourinho, un giocatore di qualità. Mourinho a Chelsea non lo utilizzava come difensore centrale. C'è da dire che si è trovato di fronte un Suarez in piena forma, è un giocatore straordinario questo. Ma ragazzi, io vorrei ricordarvi che per battere il Barcellona c'è solo un metodo, aggredirlo a metà campo e di lì dove partono tutte le azioni sono frenate. Allora non può concludere più le occasioni che ha in questi casi. Ma come si fa a competere con squadre come Barcellona e Real Madrid che in attacco hanno un tridente che nessuno al mondo ha? Come si fa a competere con queste squadre? Perché comunque almeno un gol rischi di prenderlo. Sì, però se li aggredissi nel centrocampo e nella difesa non sono grandissimi. E l'unica maniera per battere è sempre stata questa. Io mi sono stupito che il Paris Saint-Germain ha lasciato tutta la partita a metà campo in mano ai barcellonesi. Sicuramente ci saranno dei ritorni veramente grandiosi e in caso appunto di un passaggio in semifinale della Juventus, l'unica italiana rimasta in questa competizione, Max, speriamo vedi qualche... Tu speri... Quindi una corsa, no, tra virgolette agevolata, no, assolutamente, perché mister ricordava benissimo, non puoi affrontare queste squadre perché oramai siamo alle soglie della semifinale, devi avere l'atteggiamento adatto. La Juventus forse rispetto a queste squadre ha avuto l'atteggiamento più adatto, ma ha rischiato nei primi minuti perché forse troppo remissiva nei confronti di una squadra come quella del Monaco, che ha caratteristiche simili a quella che Porto, perché ha dei giocatori bravi ad attaccare lo spazio in profondità, tecnici, giovani, rapidi. Però poi la Juventus si è rinsavita, Buffon l'ha tenuta a galla in un paio di circostanze e con il calare della fisicità degli avversari è venuta fuori la qualità tecnica superiore della Juventus. Io credo che la Juventus ce la possa fare, poi logicamente se incontri
Barcellona, Real Madrid in questo stato di grazia, sicuramente hai grosse difficoltà, è difficile andare a limitare queste squadre. Perché le condizioni fisiche è quello che comandano. Bravissimo, in questo momento. Certo, questo è senz'altro. Fra poco in campo invece due partite delle nostre italiane in Europa League, ovvero il Napoli contro il Wolfsburg e il Fiorentina contro la Dinamo Kiev. E proprio qui abbiamo una domanda che riguarda il Napoli, giusto? Sì, Christine? Quale reparto dovrà essere secondo voi il punto di forza degli azzurri questa sera? Lorenzo, lo chiedo a te che, sì, che è napoletana, però stasera sei in veste rossonera. Sì. Oggi non ho azzeccato l'outfit giusto, però no, comunque sicuramente il Napoli dovrà puntare molto sul centrocampo, serve tanto filtro perché il Wolfsburg è una squadra di grandi qualità e fisicità soprattutto, infatti appunto anche Benitez aveva cercato vari giocatori del Wolfsburg per queste capacità tecnico-tattiche, quindi sono giocatori come Schürrl, come Luis Gustavo, che è una squadra che sta dando molto bene anche in campionato. Una grande spinta offensiva, un gioco che punta molto sulle fasce, sul filtro in centrocampo, quindi il Napoli dovrà certamente puntare su Hiller e David Lopez, però comunque Hiller è lo stesso discorso che valeva per David Luiz, è un giocatore molto discontinuo e quindi io spero che in questa partita possa avere la mentalità giusta per affrontare il match, perché quando è alle migliori condizioni davvero è un giocatore che potrebbe essere appunto uno del inamovibile, certo, della formazione. Sergio, fra Fiorentina e Napoli, qual è la squadra che può andare più avanti in questa Europa League? Napoli, no, ma non perché sia più potente o meno l'avversario, è perché la Fiorentina è in uno stato comatoso, veramente c'è un calo fisico eccezionale e per noi, e poi per me insistere su Gomez centravanti è un suicidio. Hanno Babacar, hanno altri due o tre giovani da lanciare. Questo è immobile, non come il giocatore, certo, che gioca, ma questo è proprio immobile. Probabilmente pensa di mettere come punto di riferimento per tutto il gioco. Secondo il mio punto di vista è più facile che passi il turno in Napoli, perché Napoli ha un centrocampo duttile e molto rapido e molto veloce, e se tiene un po' la difesa, è l'unico punto su cui è pericolosa, è in difesa centrale, sui centrali. Certo, ma anche se il Napoli forse è la squadra che ha la partita più complicata, forse. Sì, sì, beh, alla luce di quello che si è visto all'andata fra Wolfsburg e Inter, probabilmente il Napoli ha qualcosina in più di questo Wolfsburg. Per quanto riguarda la gara di ritorno, invece, Inter-Wolfsburg, i tedeschi hanno fatto molto bene a San Siro, ma probabilmente era un Inter demotivato, un Inter che purtroppo quest'anno non ha trovato degli equilibri. Come ricordavano prima sia Lorenza che il mister Brighenti, il Napoli ha tutte le potenzialità, tutte le carte in regola, soprattutto con i quattro tenori che utilizza davanti Benitez per mettere in difficoltà, per fare scacco alla difesa, alla linea difensiva dei tedeschi, che spinge tantissimo con gli esterni, ma con i centrali non mi sembra così imprescindibile, così. E di conseguenza credo che Napoli abbia più chance rispetto a una Fiorentina, come ricordava il mister, abbastanza altalenante nel rendimento. Certo. Ricordava il mister Babacar, che probabilmente il mister ha avuto a Modena, ha fatto 20 gol. Poi vorrei ricordare che l'intervista di Lucescu, che la Dinamo Kiev è in un momento di forma eccezionale e stanno parlando molto bene la Dinamo di Kiev. Certo. Quindi se trovi la Dinamo Kiev in forma e la Fiorentina in queste condizioni, non credo che abbia. Però certo, con Salah e Babacar, il mister se ne intende, gli attaccanti, sì, potresti sarebbe difficoltà. Qualche possibilità in più. Possibilità in più. Noi ci dobbiamo fermare per una breve pausa. Christine, ricordiamo sempre i nostri contatti. Certo, aspettiamo i vostri messaggi al 392-9585-364 o le vostre mail a info@estnews.it. Benissimo, allora restate con noi, torniamo fra pochissimo, sempre qui ad Altro Studio Sport.